Napoli vince questo big match prima della pausa delle nazionali con questa doppietta di Dries Mertens al 27esimo e al 34esimo. Con la Roma che sì, in secondo tempo gioca, prova a trovare la via del gol, quantomeno, perché poi la Roma non è riuscita a segnare nemmeno un gol, cercava comunque il pareggio, però non c'è stato nulla da fare perché la Roma secondo me doveva scendere in campo prima e soprattutto alla Roma manca molto la concentrazione. La Roma in tutti questi anni, in questi 5-10 anni, beh, 10 forse mi sto allargando troppo, in questi ultimi 5 anni, dove ha giocato insieme a Juve e Napoli, lo scudetto, si è giocato lo scudetto per diversi anni, beh, il Napoli diciamo è subentrato dopo, però la Roma comunque in questi anni si è fatta conoscere e comunque è sempre stata nelle prime posizioni. La Roma si è contraddistinta per la sua discontinuità, scusate, e soprattutto per la mancanza di quel salto di qualità che potrebbe permettere alla Roma di giocare o essere paragonata forse a livelli delle big. Di cosa sto parlando? Sto parlando del fatto che gioca bene, esprime un buon calcio, convince sia in Europa League con lo Shakhtar, ma anche in alcune partite. A me è parsa una Roma quest'anno che gioca bene con Fonseca, tanto criticato, forse anche per la situazione con Dzeko, però Fonseca secondo me ha dato una bella ossatura alla squadra. Però ragazzi, è una caratteristica della Roma e lo dico un po' come possibile meme, tra virgolette, è un po' anche come verità, perché penso che la squadra più discontinua, secondo me, sia la Roma, e purtroppo è una cosa negativa, ovviamente, perché se vuoi fare quel salto di qualità, ovvero essere tra le squadre per vincere lo scudetto, ma negli scorsi anni la Roma bastava quel piccolo salto di qualità per vincere lo scudetto perché aveva una signora rosa negli anni precedenti. Però gli è mancato quel salto di qualità. Non puoi pensare di vincere il campionato, o in questo caso il quarto posto, perché la Roma sta giocando al quarto posto, o andare avanti in Europa League, in questo caso perché la Roma, la partita con l'Ajax e la partita con il Manchester United, non puoi pensare sicuramente di poter andare avanti e di poter sorprendere giocando così perché. Nel primo tempo il Napoli ha giocato, poi dopo aver preso i due gol la Roma, ripeto, nel secondo tempo ha provato a fare qualcosa, però comunque il Napoli ha fatto una buona partita secondo me e mi dispiace dirlo veramente perché la Roma comunque gioca bene, a me la Roma piace quest'anno, però siamo sempre lì, cioè torniamo sempre al solito punto e al solito discorso che fanno la Roma ogni anno. Cioè, la Roma, se vuole battere l'Ajax, deve cercare di vincere i big match, deve cercare di fare quel salto di qualità. Il Napoli non mi sembra, vabbè, in queste ultime partite, forse sì, in queste ultime uscite, però la stagione in generale non mi sembra un Napoli imbattibile, un Napoli che non riesci a battere uno scontro diretto, anzi, un Napoli un po' in confusione in generale nella stagione, però nelle ultime partite sta iniziando a ingranare anche il Napoli e ingranerà ancora di più dopo questo successo nel big match. Una squadra tutto sommato con grande qualità, con grandi interpreti, sicuramente attacco. Come si è contraddistinto il Napoli in questi ultimi anni, un attacco non proprio pesante, ma abbastanza leggero con Insigne, con Mertens, con Politano quest'anno, però è comunque un attacco di grande, grande qualità, di grande qualità, e quando Mertens è in giornata come oggi è difficile poi per la squadra avversaria, anche se la Roma andare avanti e superare questo momento difficile che sono stati i due gol da parte del belga, ecco. E niente,
Peccato, peccato veramente, perché pensavo che la Roma approcciasse fin da subito con grande aggressività questo match, invece nel secondo tempo forse l'ha fatto, ma non è stato sufficiente e forse anche i minuti non erano sufficienti, doveva farlo già da prima secondo me. E peccato, ripeto, perché poi la Roma è l'unica squadra europea, italiana, rimasta in Europa, scusate. E così non riuscirà mai a battere l'Ajax. Non riuscirà mai a battere l'Ajax. E se passi per miracolo, lo United così te ne fa 4. Quindi la Roma sicuramente deve cambiare atteggiamento in match così importanti, in match dove hai di fronte una squadra tosta. Niente, ragazzi, migliore in campo Dries Mertens per la doppietta fatta, non lo vedevo da un bel po' in scena. Dries Mertens però è un giocatore che a me personalmente piace, nel Napoli ci sta da Dio secondo me, e magari in alcune squadre non lo vedo bene, però per come gioca il Napoli Mertens è perfetto e poi vabbè è idolatrato giustamente dai tifosi partenopei eccetera eccetera, e Mertens quando è in forma, come vedete, fa grandissime prestazioni, e l'abbiamo visto oggi, bello che in forma. Poi voglio sapere anche la vostra con un commento qua sotto, mi raccomando, sulla partita. Ciao ragazzi!